A un certo punto prenderemo un treno e arriveremo a Wallia, dove saremo accolti sicuramente da grandi festeggiamenti. Quando uno ti dà un cappello, guarda che cosa ha sulla testa. La Ecosol ha un modo di pensare dal basso. Cioè, se ha un cappello sulla testa, te l'ha dato uno in più e lui non ne aveva bisogno. Se non ha niente sulla testa, ti ha dato il suo, quindi magari ha un valore. Il problema di base non è le risorse, non è l'argento. Se vuoi una buona idea. Si va sul posto, si ascoltano il sindaco, il capovillaggio dove c'è e insieme a loro si costruiscono i progetti. Per i progetti comunali la Ecosol mette la maggior parte dei soldi, però il comune ci deve sempre mettere una parte. Nel giro di pochi giorni, appena si è diffusa la voce che erano arrivate delle accusciose, delle matron a Wallia, la nostra maison è diventata una sorta di infermeria. Se solo avessero un po' più di materiale, credo che la bambina che è arrivata, l'ultima bambina che è arrivata con le manine ustionate, non sarebbe stata lì 5 giorni con delle manine bollose, con bolle scoppiate sulle mani, con una madre che non sapeva più che pesci prendere perché la bambina piangeva di notte. E non rivolgersi all'infermeria perché non hanno i soldi. E se si rivolgono all'infermeria, spesso non c'è neanche la pomata per gli ustioni. L'Afrique ne se développe pas parce que les Africains ne travaillent pas. Chez nous, les femmes elles travaillent plus que les hommes. Voilà. 24 sur 24, les femmes travaillent. Du matin jusqu'au soir, on les frappe. Hein. Les hommes, là, les frappent. La femme ici, la femme, c'est comme un jouet. Jusqu'à présent, le problème de circoncision. Oh, oui. Chez les filles, ça continue. Tu non sei una donna se non sei fissa e certo, fa un valore diverso un discorso alla donna, veramente. No, sì, poi sì. Ti dico, ah sì, ma perché mia madre è così, mio nonno è così, è veramente complicato, non sai da che parte iniziare. Le primi pas, il y a tellement de problèmes. Quand elle accouche, moi j'ai dit, maintenant, voici le problème que l'excision pose, maintenant. Mm-hmm. Quand tu n'étais pas excisé, tu n'allais pas avoir ce problème-là. Oui, oui. Donc, ils comprennent oui, en ce moment-là. Eux aussi, à leur tour, ne va pas exciser leur fille. Oui. Ce 60 km en Italie, tu vas le faire en 15 minutes. Mais 60 km à Wallia, tu n'as pas moins de 4 heures. En fait, ce n'est même pas le nombre de kilométrages qu'il ne faut pas regarder. Dans ces villages-là, ça ne veut rien dire. On estime les choses en nombre d'heures qu'on fait pour arriver dans un village. Si. Tu as vu ça là, ça si. Sentit. Comme ça, tu vois là-bas. Ça, c'est cassé. Hier, quand j'ai quitté Ambrousse, pour la tournée de la délégation, j'ai continué à Badumbe pour envoyer une femme qui était au travail, enceinte. Il n'y a pas la route. Il n'y a plus une piste. C'est une petite piste où il y a les roches, les pierres. Bon, tellement que je suis fatigué, ça a cassé ça. Et puis mon amortisseur, il faut voir. T'as vu? Oui, il y a tout à fait. Amortisseur ici. Ah, déjà. Oh.
arrivati un sacco di soldi distribuiti molto male a Hualien. In questo campo non ci sono molte ricette, insomma, non ci sono neppure tanti modelli che abbiano funzionato, che possano fare da riferimento. In generale nel mondo della cooperazione si cerca di apprendere dall'esperienza, da quello che non ha funzionato. La bambina era caduta e l'osso era uscito dalla gamba e quindi era così da 3 anni. E lei tranquillamente ci camminava sopra, ci saltava sopra, però zoppicava in maniera evidente. Eravamo in viaggio con questo medico che si chiama Papà. Lui ha detto ci vanno tipo, c'è un migliaio di euro, la portiamo a Bamako in una clinica privata e si può operare e si rimette a posto. Creare l'aspettativa per me è sempre sbagliato, se poi non puoi rispondere ai bisogni. Cioè non è che passa sempre qualcuno che vede la situazione e poi agisce, perché poi è sicuramente stato anche un rispondere a un bisogno nostro di far del bene, di tutte quelle cose che ci diciamo sempre e comunque abbiamo nel nostro intotterra culturale. Dopodiché almeno la bambina cammina, ecco, però non è che abbiamo risolto i problemi dell'Africa. Mi sta arrivando adesso un senso di grande responsabilità, che forse non che sento mi sento investita di cambiare il mondo, ma perlomeno di non disturbare troppo, questo sicuramente.